Oggi voglio parlare della morte. Allegria. Dunque, l'agnosi sciamanica, che sarebbe quella tradizione primaria, originaria, antica, della quale la nostra società, la nostra cultura sembra non avere nemmeno idea della sua esistenza, e che invece in fondo per millenni ha retto e ci ha fatto arrivare fino ad oggi, dice che ogni esperienza umana è una cerimonia e che andrebbe trattata con equità, rispetto e gratitudine. Ora, proviamo a pensare alla morte. Non sto ad entrare troppo nei dettagli perché ho già fatto dei lunghi video della pandemia emozionale nella quale ho parlato della narrazione sulla morte. Però, dato che ieri, ancora una volta, ho letto un racconto, un articolo che diceva, ancora 54 morti quest'oggi. E raccontava del dramma di un marito che ha perso la moglie giovane, di un'altra famiglia di ottantenni con una figlia quarantenne, deceduti. E diceva, ogni morte conta. Eh sì, io mi sono anche commosso e ti dirò anche un po'. Non dico spaventato, ma ho riflettuto, vabbè, se avessimo torto. Poi mi sono ripreso. Mi sono ripreso perché sapete qual è la questione? Che il gioco è truccato in partenza. Ora sarebbe bello giocare a un gioco nel quale si crede nelle istituzioni, nel quale si è dalla parte di chi comanda, di chi è in maggioranza. Sarebbe bello. Ma quando tu leggi un articolo così e ti accorgi del sottile gioco, di quanto ci sia inconsapevolezza in questo, inconsapevolezza, sto parlando della manipolazione inconscia che le persone fanno a se stesse, caratteristica di coloro che sono affetti da pandemia emotiva. Ci crede davvero il giornalista quando racconta di questi 54 morti e ci sensibilizza sul dramma della perdita? Già. Perché dico che il gioco è truccato? Perché se noi dobbiamo sentirci partecipi, commossi, rattristati, anche dobbiamo fare qualche cosa per evitare queste 54 morti al giorno. E ci viene detto ogni giorno su tutti i canali mainstream. Ma perché non dovremmo fare qualcosa per i 14.000 bambini che sono morti oggi di fame? Oggi e domani, dopodomani, dopodomani. Per il fatto che il mondo spende 18 miliardi. No, scusate, 1.800 miliardi in un anno per gli armamenti. E ne spende 8 per la malnutrizione. Perché ogni giorno
non viene sbattuto in faccia questo misfatto che ognuno di noi accetta e che chi ci governa compie. E andiamo avanti, dico qualche altro dato. Oggi sono morte 23.000 persone per cause di inquinamento. Questi dati sono dei dati verificati e riportati nei video che ho fatto in passato, dove ci sono anche i riferimenti. Oggi sono morte 8.000 persone per alcol. E perché? C'è la pubblicità dell'alcol ovunque, vengono venduti ovunque. Per cattiva alimentazione oggi sono morte 38.000 persone. E poi ne sono morte 600 per malattie cardiovascolari, che nessuno in questo momento ancora di più è in grado di curare. 500 per tumori, 150 per patologie respiratorie, 189 per malattie nosocomiali. E uno dirà, vabbè, ma noi facciamo il possibile, parliamo di quello che c'è adesso. Esatto. Ma com'era la faccenda della cerimonia? La vita è una cerimonia, quello che succede è una cerimonia, la morte è una cerimonia, da trattare con equità, rispetto e gratitudine. Quindi forse andrebbe curata la disequità, la diseguaglianza con la quale noi trattiamo le morti. Malattia ben più grave, che appartiene alla pandemia emozionale di cui parlavo nei video più estesi. Rispetto. Cosa intendiamo per rispetto per la morte? Certo, ma se noi rispettiamo una morte e trascuriamo un'altra, dov'è il rispetto? Cosa insegniamo ai nostri figli? Cosa insegna questo articolo ai nostri figli? Che questi 50 morti contano di più dei 14.000 poveri negretti che muoiono. E continuerà così. Noi contiamo di più. Come diceva il buon Orwell, siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. E allora, quando tu vedi una narrazione sulla morte, ti viene voglia di commuoverti, di partecipare. Ma sarebbe un'omissione, un peccato di omissione non ricordare che manca qualcosa. Manca equità, rispetto. Perché manca rispetto? Certo, noi soffriamo quando qualcuno muore. E molti hanno paura di morire, ma la paura di morire, oltre ad essere umana, è una patologia della normalità. Pensiamo sempre a quei selvaggi di un tempo che dicevano questo è un buon giorno per morire e andavano in battaglia. Oppure ai vichinghi che se non morivano in battaglia non andavano a incontrare il loro dio nel Valhalla. L'atteggiamento nei confronti della morte che abbiamo in società è patologico. Siamo dominati dalla paura della morte o quantomeno dalla rimozione della morte. E questo fa parte della patologia emozionale, questa è malattia. E allora se noi in una situazione di emergenza enfatizziamo questi aspetti, semplicemente enfatizziamo la nostra malattia e quando sarà passata l'emergenza continueremo a vivere prede della paura della morte. La paura della morte va curata. È umano, tutti potremmo averla, in una misura o nell'altra, ma è umana, ma è patologico. La vita è una cerimonia che comprende nascita, esistenza e morte.
andrebbe trattata con rispetto e con gratitudine. Nostra Signora Morte. E non è da dire, sì, vabbè, ma queste sono cose da primitive, da selvaggi, quando per forza facevano una vita disastrosa. L'idea di morire era una liberazione. E il nostro buon San Francesco. E la narrazione cristiana non parlerebbe della morte come passaggio alla vita eterna. E allora non è patologia, è enfatizzare la paura della morte e giocare sulla paura della morte. Giocare sulla paura della morte come hanno fatto anche purtroppo i nostri politici. Chissà che tocchi a me, che tocchi a ciascuno di noi, a breve o a lungo termine. Magari proprio perché è stato sbadato e ha creduto in qualche cosa di sconveniente. Ma dov'è il rispetto? Proprio perché, se fosse vero che c'è pericolo di morte e qualcuno decide di correre questo rischio, andrebbe a maggior modo rispettato. Ti rispetto perché segui te stessa, te stesso e sei disposto alla morte. E nel nostro inno siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Ma vergogna, vergogna. Cancellate l'inno, sostituitelo con ce la facciamo sotto di fronte alla morte. Vi prego, non fateci morire, fateci vivere in eterno, signori scienziati. Fateci vivere in eterno perché abbiamo paura. E che vita fai? Perso nella paura della morte. E l'altro aspetto è la sofferenza perché? Perché muoia qualcuno che amiamo, certo. Chi non ce l'ha. Sono terrorizzato all'idea di perdere chi amo. Ma non mi faccio guidare, o cerco di non farmi guidare da questa paura, perché altrimenti come passeremmo la vita cercando di esorcizzare in tutti i modi la morte di chi c'è vicino. Essere pronti alla morte nostra e degli altri fa parte della vita, è la vita, ce lo ricordo ogni atto espiratorio. La cerimonia della vita comprende la morte. Allora insegnarci. Insegnateci, insegnate ai vostri bambini, invece di mettergli la mascherina a 6 anni, insegnateli a non temere la morte, loro e dei loro cari. Insegniamogli a trattare la morte con equità, rispetto e gratitudine. Gratitudine perché quando viene il nostro giorno, siamo grati di poter avere passato in vita e saremo tanto più grati quanto più avremo onorato con equità e rispetto questa vita. Quindi il messaggio di oggi, smascheriamo il ricatto, smascheriamo l'ignoranza, il dominio. Il codice della paura e appunto il timore della morte. E cerchiamo di mettere equità, rispetto e gratitudine in ogni nostro gesto e potremmo contribuire a migliorare questo mondo.